Ragazzi, io sono Bartex, bentornati su un nuovissimo video mattutino. Avendo superato il livello 100 da un bel po', direi che è proprio giunta l'ora di andare a sbloccare quelli che sono gli stili extra di questo pass battaglia. Negozio oggetti? No, ho sbagliato, ragazzi miei, seriamente, sono andato sul negozio oggetti, che tra l'altro si deve ancora refreshare. Pass battaglia, abbiamo in alto a destra ben 500 stelle che stanno attendendo solamente noi, e a tal proposito, in moltissimi mi avete scritto di un bug riguardante il riscatto delle skin presenti nel pass, ovvero che non si riesce a riscattare praticamente l'ultimo stile di Ade, nonostante si abbiano quelle che sono tutte le stelle, quindi avendo superato anche il livello 200 e oltre. Andiamo qui, allora, ricompense bonus dovrebbero essere queste, perché tra l'altro dal momento in cui sto registrando, e voi nel mentre lasciate un bel pollicione all'insù ragazzi miei, altrimenti non riuscirete neppure voi a sbloccare questi stili. Mancano 3 giorni per le ricompense incarichi. Questo mi piace davvero tanto. Dopo le vedremo, dopo le vedremo. Clicchiamo sulle ricompense bonus e andiamo. Mi raccomando, se ancora non siete iscritti ragazzi miei, sto vento del cuore però. Abbiamo, non sono 5 V-Bucks ragazzi miei, sono 100 V-Bucks che ci aspettano, e si vanno a sommare a quelli già precedentemente riscattati. Vediamo che cosa abbiamo. Un backpack, questo dovrebbe essere di Medusa. Alright, teoricamente sì. Non è di Medusa. Di chi è? Aegis della guerriera Gorgo. Che significava Aegis? Teoricamente significa scudo, non ne ho idea. Come quarto premio abbiamo la canzone. Oddio, fatemeli triggerare, fatemeli triggerare. Ragazzi, non è indiana, non è indiana, è greco misto inglese. Dove ce ne andiamo assieme al Martexone? No, 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 no. Poseidò. Stetti un attimino, controllino. Qui abbiamo Poseidone versione Fanta. Bellissimo. Magmatico. Abbiamo un piccone. Vediamo, ricompensa. Ma io dico, ma perché non le... Adesso qua sotto tra i commenti scrivetemi ragazzi miei se apprezzate o meno questo swing del piccone. Io vi giuro, è una di quelle cose che andrei proprio ad eliminare, non la sopporto. Preferisco un piccone a doppia lama, ma non sto swing del piccone che va a destra e a sinistra, che poi non lo so ragazzi. Bello. Ragazzi, questa è davvero carina come scia, eh. Abbiamo uno stile di Zeus, bellino anche lui, total white. Dopodiché abbiamo una schermata, bellissima vista di inizio season. Ho saltato una vrappozza, eccola qui. Galaxy, ci siamo. Allora è reattiva, ma non abbiamo l'attivatore arma, quindi quando spariamo rimarrà così. Ma perché? Perché? Perché sto saltando le pagine? Abbiamo altri V-Buck. Questo dovrebbe essere un backpack, eccolo qui. Potrebbe essere reattivo in qualche modo. È carino però, eh. E poi Artemide Elisiana. Bella, molto bella. Niente male ragazzi miei. Mi piace anche il portafrecce qui che abbiamo, con la mezzaluna. Caruccia, è una sorta di stile Galaxy che ci ha creduto poco. Andiamo avanti. Quarta pagina. E qui cominciamo con Ade. Qui cominciamo con Ade. Carro dell'Ete, eccolo qui. Bello, bello, bello. Tra l'altro, ragazzi miei, sappiate che si cavalca nella maniera corretta questo, quindi è uno di quei deltaplani davvero fatti bene. Wait, microfono. Ma non è un piccone questo? Microfono Gorgonic. Di swing non se ne parla, quindi punto interrogativo su di esso. Abbiamo altri V-Buck, ragazzi miei, mi piace. Ade versione violacea, eccola qui, molto bella. Andiamo avanti, non vedo l'ora di spendere queste 500 stelle. Qui gli stili cominciano davvero a farsi belli, belli coloriti, eh. Si comincia ad accendere qualcosa. Abbiamo Artemide. Mamma mia, finalmente queste sono le pagine serie. Queste sono davvero le pagine più belle, eh. Guardate qui. Questo colore è un verde vivace, più o meno, eh. Mi piace. Sembra un verde elettrico e si distingue da quelli che sono gli stili precedentemente visti nelle altre stagioni. Vediamo che cosa hanno implementato per la sesta e penultima pagina. Ok, tant'è che io li ho visti anche in live con voi durante i leak queste cose, ma me li sono totalmente dimenticati in quello che era il penultimo aggiornamento. Niente male. Quindi non abbiamo la versione arcobaleno, macchia d'olio, sempre presente in ogni stagione. Che mi dite? Questo blu mi piace. Ragazzi miei, si va ad affiancare tantissimo a quelli che sono i fulmini
di Zeus. Mi piace, quindi approved. Ultima pagina e vi giuro, ho totalmente dimenticato. Tabula rasa su di essi, non lo so. Ok, stile magma. Che cos'è? Regina dei cubi? Medusa fiamma dei titani. Vediamole, ispezioniamole una per una. Qui dovremmo avere degli stili, teoricamente. Andiamo su Zeus. Bello, mi piace. Sembra un personaggio, un supereroe di qualche serie, ma non so di quale. Abbiamo Artemide. Ragazzi, sì, sul portafrecce però tipo si erano stancati, non so che cosa sia accaduto e l'hanno fatto rimanere bronzo. Devono passare ancora all'ultima fase di vernice. E abbiamo Ade, fiamma dei titani. Mi piace, non mi fa impazzire sto bronzino che ritroviamo su ogni singolo stile. Ragazzi, qui è davvero problematica. Davvero problematica la situazione. Prezzo totale 505 stelle. Ma che cosa significa? Ma che cosa sta dicendo Fortnite? Io ho 500 stelle lì in alto a destra ed il prezzo per ogni singola cosa, il totale di tutte le ricompense che state vedendo quassù, ragazzi miei, 505. Beh ragazzi, ci sono 5 stelle di troppo. Non posso scegliere magari di non shoppare qualcosina? O è tutto a schiera? Devo per forza farlo tutto quanto da qui? Non posso raga. Non posso perché riscatta tutte le ricompense della pagina precedente, quindi non posso saltare niente. Devo arrivare fino all'ultimo e poi Ade non me lo fanno sbloccare. Prezzo totale 505 stelle e ne abbiamo 500. Ragazzi, spero che le altre 5 vengano implementate nella prossima patch. Ma comunque sia, risolverà. E spero che ne siano già al corrente, ragazzi. Purtroppo mi devo fermare così. Andiamo sul riscatta ricompense e vai così. Alright, primi V-Bucks. Bello, bello, bello. Ragazzi, 420 stelle appena spese. Ne abbiamo di cosette. Mamma mia, che bello che è così. Bellissimo Ade così. Ragazzi, non so perché, ma è tutto buggato questo menu della selezione degli oggetti da riscattare. Sono tutte zoomate. Vai per dezoomarle e boom. Repose. Aspetta, che ora deve farle e non lo fa. Vediamo, ecco, si zooma da solo. Lo facciamo rivedere con un'altra skinnozza. Mano in alto. Ok, non sto facendo nulla. Si zoom. Io direi di scegliere Zeus. Riscattiamo tutto. 32 oggetti raccolti. Guardala com'è carina. Afrodite dell'Olimpo, bellissima così, ragazzi. Ultima pagina. E qui che cosa accade? Perché noi abbiamo 80 stelle. Riscatta pagina. Non posso. Devo riscattarlo uno per uno. Riscatta ricompensa. Vai. Mannaggia, guarda che so belle. Oh. Sono davvero carune queste skin. Andiamo. Riscatta Afrodite. Medusa fatta. Zeus, bellissimo così. Ma io quasi quasi me lo equipaggio. Vai. 35 stelle rimanenti e lì l'ultima ne richiede 25. No buono. Nessuno può riscattare questo ultimo stile di Ada, fiamma dei titani. 20 stelle del pass battaglia rimanente lì a fianco al mio livello 345. Martex, non esci di casa. E Ada ne richiede 25. Dove diamine sono le altre 5 stelle del pass battaglia che non dovrebbero essere richieste? Ada dovrebbe costare un 25 stelle. Un bel mi piace da parte vostra se avete riscontrato anche voi questo bug. Ragazzi, io direi che le cosette qui sono davvero carine da riscattare in questo pass. E ne avremo delle altre. In arrivo. Belle le tre chiavi. Belle. Abbiamo un bel po' di punti interrogativi per un totale di 3 pagine. Solamente la prima pagina viene scoperta. In arrivo tra 3 giorni. Ed ovviamente saremo in live e gli dedicheremo anche un videozzo. Chissà che cosa andremo a riscattare. Ragazzi miei, per il momento è tutto. Non vi porto in game, altrimenti cominciamo a sudare assieme. Fatemi sapere qua sotto tra i commenti qual è la skin preferita del pass battaglia da parte vostra e spero che il tutto venga fissato presto da Epic Games. Vi ricordo che questo martedì ci sarà un nuovo aggiornamento, quindi qualcosina dovrebbe cambiare. Dovrebbero implementare questo hotfix e si spera bene. Ragazzi miei, a più tardi e come al solito un bel... Brothers! Mi raccomando, se ancora non siete iscritti, distruggete il bottoncino rosso qua sotto e quindi il tasto iscriviti. A più tardi alle 14 con lo shorts giornaliero oppure in live, ragazzi miei. Ogni mattina sempre qui alle 7 con il vostro Martexone. Magari questa l'avrei dovuta dire prima, ma comunque sia, non fa nulla. Ciao belli miei! Go ahead.
Okay.